di questa delibera ha l'obiettivo di sensibilizzare, di andare a colpire quelle famiglie che in modo seriale, in modo scientifico, non pagano le tasse. Potremmo anche dire che lei sta ricattando i suoi concittadini, dicendo: se tu non paghi le tasse, i tuoi figli non entrano al parco giochi. Allora, dipende, guardi, questa è una doppia lettura, lei può dare questa lettura. Io la lettura perlomeno che noi abbiamo dato è: io do un servizio pagato dalle altre persone che pagano. Quindi tu godi di un servizio per il quale tu non paghi. Non possono usufruire dei servizi. Chi non ha pagato? Io ho pagato, se volessi andare vado. Ma vuole andare al parco giochi lei? Ma no, ma vedete che i giovani che di solito non hanno pagato non sono solo del paese, sono più che altro extracomunitari e rompono tutto. Non hanno rispetto per i giochi, per quello. Non è solo per i giochi, è un po' per tutto. Sono tanti, sono tanti. Che non sono come noi, perché dove regnano loro? Regna sporcizia e tanta maleducazione. Lo vediamo noi per il paese. E i bambini imparano da quelli lì. È che purtroppo che la paga è sempre il bambino, perché viene strumentalizzato. Ecco, col bambino la gente poi sa, fa ma poverino, non poverino. Ecco, invece non bisogna più essere così. Lì bisogna picchiare sui genitori. E qua, questa cosa sta facendo. Questo è il parco giochi a cui il sindaco minaccia di non dar più accesso ai bambini delle famiglie che non sono in regola con il pagamento delle tasse. Vuoto. Ogni amministrazione fa i suoi interessi, fa gli interessi sì del paese, ma faranno anche i suoi interessi. Non lo so. Chi è che non paga mai? In modo generico, tante persone, sono 180 famiglie, quindi direi Su 1700 persone vuol dire un terzo della sua un popolazione. terzo della mia popolazione, scusi se poco. E sono tutti extracomunitari, ci sono anche gli No, italiani. sono di tutte le nazioni. Noi abbiamo all'incirca, mi sembra, 13 nazioni, quindi si figuri. È un putpurri di nazioni, non significa nulla extracomunitario o meno. Extracomunitario viene tirato fuori perché io sono un sindaco leghista. Ci sono tante extracomunitarie. E cambia un po' questo. È peggiorato il paese. Ma se non ci fossero loro, chi verrebbe a vivere qui, chi verrebbe a lavorare qua? Qua non ci Ma sono loro. verrebbero quelli i piemontesi, perché tanti estro e tanti sono già andati via. No, Che non vogliono star qui. perché non possono fare come vogliono? Con questa amministrazione qui no, non possono fare come vogliono.